Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Oggi, finalmente, dopo tanto tempo, vi porto di nuovo una recensione. Come potete vedere dallo sfondo, dalla scatola, si tratta di una Jordan 1. È un modello di Jordan 1 che secondo me, nonostante non mi faccia impazzire personalmente, merita una recensione. Non perdiamo altro tempo con l'intro e passiamo subito a vedere la scatola. Tanto per iniziare abbiamo già qualcosa di particolare sulla scatola. Si tratta del nostro classico box della Jordan 1 High che però ha una piccola differenza. Normalmente i loghi Nike che troviamo su tutti i 5 lati della scatola, c'è anche il sesto, ma sul sesto non c'è, è giallo invece che essere rosso, come al solito per i modelli da uomo. Nero e giallo che rivela completamente la colorway della scarpa, e come colori ufficiali sono stati assegnati pollen, white, black. In questo caso è la mia taglia e sono riuscito a prenderle tramite l'applicazione Sneakers, quindi vedrete anche degli on fit. Senza perdere altro tempo con il cartone, andiamo a vedere come sono queste Air Jordan 1 Pollen. Come vi dicevo, secondo me una scarpa davvero fatta bene. Devo ammettere che non mi dispiace, non mi fa impazzire a livello personale, ma a quello ci arriverò dopo, però sicuramente è una release molto ben fatta. Le quantità erano sufficienti per soddisfare la richiesta e in realtà forse anche abbastanza superiori, visti i prezzi di resell. Cominciamo però dal parlare della scarpa per come è fatta. Come potete vedere, i colori principali della scarpa sono due, giallo e nero, associati poi al bianco che troviamo nell'intersuola e eventualmente in uno dei due lacci extra. Pollen come nome è stato assegnato al chiaro rimando alle api e al nettare, quindi il nome pollen, che significa appunto polline. Chiaramente l'accostamento giallo e nero non è che fa pensare a tanto altro di diverso rispetto a delle api. Devo ammettere che la cosa che mi piace di più è la tonalità di questo giallo. È un giallo ocra e che secondo me è davvero davvero molto bello. In più hanno deciso di dargli questo look matte, quindi opaco, che a me personalmente sulle Jordan 1 piace molto di più rispetto al gloss, quindi tutto lucido. Quindi, come dicevo, completamente gialla e nera, i pannelli color ocra sono opachi, mentre i pannelli neri sono leggermente più lucidi, ma proprio di pochissimo, e di pelle tamburellata. La qualità della pelle devo dire che non mi dispiace affatto, sono sufficientemente morbide, non troppo morbide da essere considerato un super mega materiale, però per il prezzo che hanno in questo momento sicuramente sono molto meglio di tante altre. Altro piccolo dettaglio è la linguetta. Normalmente troviamo la linguetta nera o bianca con il Nike Air dei colori della colorway in questione. In questo caso la linguetta è completamente gialla con la scritta Nike Air in bianco e lo swoosh in nero. Un piccolo dettaglio con cui non hanno esagerato, secondo me. Tante volte sulle linguette magari fanno delle cose un po' troppo strane, come ad esempio la Vault che è uscita, la Vault Gold che è uscita a inizio del 2021, qui hanno fatto un'etichetta di plastica messa al contrario, ribaltata, che non mi è piaciuta per niente. Nel caso trovate la recensione sul mio canale, ve la lascio qua. In questo caso hanno sì fatto qualcosa di più particolare, ma rimanendo molto vicini all'etichetta OG. Parlando di lacci, come dicevo prima, ce ne sono alcuni extra. Quello base che troviamo già inserito nella scarpa è giallo, di una tonalità leggermente diversa dalla tomaia, ma molto più simile alla colorazione della suola in gomma che troviamo al di sotto della scarpa. Gli altri due lacci sono uno completamente bianco e l'altro completamente nero. Non saprei quale potrei preferire. Secondo me quello bianco aggiunge un tocco di chiarezza alla scarpa che forse le manca, mentre quello giallo rischia di diventare troppo giallo, e quello nero invece secondo me è quello con cui si va più sul sicuro in realtà. All'interno soletta solita della Jordan 1 con il Nike Air questa volta in giallo. Come dicevo, intersuola bianca come al solito in Phylon per i modelli di Jordan 1 High, e a livello di dettagli penso che abbiamo finito. Come potete vedere, Wingsman logo in nero stampato, questa volta in questo caso è lucido. Imbottitura sufficiente
sufficientemente morbida, non troppo pesante, quindi va bene anche per metterla durante l'autunno o comunque i mesi non troppo freddi. E nulla, adesso vi dico perché a me non fa impazzire come colorway. A me non fa impazzire perché c'è troppo nero. Come molti di voi sapranno, a me non fanno impazzire le Jordan 1 che hanno troppo nero all'interno e poco bianco e pochi colori chiari, e farei davvero tanta fatica a indossarle. Ho parlato della stessa cosa anche nella recensione delle Shadow 2.0, di cui vi lascio anche qui il link se volete andare a vedere quella recensione. Con troppo nero a me personalmente non fanno impazzire, preferisco quando la maggior parte della scarpa è bianca con gli accenti di colore e qualche dettaglio in nero. L'altro motivo per cui non mi fa impazzire è perché secondo me è abbastanza difficile da indossare e da abbinare un modello del genere. Questo giallo è molto molto impattante e crea davvero difficoltà di combinazione con altri colori. Secondo me, per poter indossare bene questa scarpa, deve essere questa scarpa a fare la maggior parte del lavoro, ovvero il resto dell'outfit deve essere abbastanza neutro o al massimo richiamare questi due colori, quindi sempre un giallo ocra o un nero. Abbinare ad altri colori la vedo abbastanza complicata. Sicuramente però preferisco questo modello di Jordan 1 con questo schema colori rispetto alla Dunk High Varsity Maze che abbiamo visto all'inizio di quest'anno. Modello Dunk High, colorazione praticamente identica, quindi sempre nera e gialla. La tonalità di giallo è leggermente diversa, è molto più chiara e più accesa nella Dunk High, però se stessi cercando una scarpa alta gialla e nera preferirei comunque la silhouette della Jordan 1. Tutto sommato però, come dicevo all'inizio del video, nonostante come gusto personale non mi faccia impazzire, non si può dire che sia una brutta Jordan 1, anzi assolutamente. Sono sicuro che in futuro salirà tantissimo di prezzo, perché è una colorway davvero ben fatta, non c'è proprio niente di sbagliato in questa colorway secondo me. Adesso passiamo alle informazioni un po' più noiose. Questa scarpa è stata rilasciata il 21 di agosto al prezzo di retail di 160 euro, che ormai è diventato prezzo standard delle Jordan 1, speriamo che non lo alzino nuovamente. Come dicevo, la release è stata non troppo limitata ma nemmeno troppo facile, nel senso che la quantità erano diciamo medie rispetto a altre release. Io ripeto, le ho prese sull'applicazione Sneakers, non ci tenevo particolarmente ad averle perché, come ripeto per la 600esima volta, non mi fanno impazzire, non le vorrei tenere, però avevo comunque intenzione di portarne la recensione sul canale perché lo meritano. A livello di resell, al momento sono super accessibili, cioè le trovate tranquillamente intorno ai 180-200 euro, e le paia stanno arrivando adesso in questi giorni alla gente, quindi sicuramente il prezzo potrebbe scendere anche di qualche 10 euro. In ogni caso, con meno di 200 euro comprese spedizioni e eventuali tasse, ve le portate a casa, che per quello che offre questa scarpa è veramente regalato. A livello di fit calzano come tutte le Jordan 1, quindi true to size. Se avete altri modelli di Jordan 1 potete tranquillamente andare su quelli. Se non ne avete, vi consiglio di andare a provare un modello di Jordan 1 mid o low in qualche negozio, Foot Locker, Rabulab, JD, quello che avete più vicino a voi, perché ormai se ne trovano comunque di paia di Jordan 1 low o mid, le high è un po' più difficile, che potete provare tranquillamente in negozio in modo da capire qual è la vostra taglia prima di acquistare queste online. Se siete interessati ad acquistarle direttamente o semplicemente a dare un occhio al prezzo di resell, io in descrizione vi lascio il link a StockX. Bene ragazzi, recensione abbastanza veloce perché comunque è una Jordan 1 e alla fine le cose da dire sono sempre le stesse. Come dicevo, colorway sicuramente ben riuscita, Nike questa volta ha fatto un ottimo lavoro, ma non è il mio stile, tutto qui. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate, se avete intenzione di copparle o se per caso le avete già coppate a retail. Se questa recensione vi è piaciuta, vi invito a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima.